che bruciare le cose è molto facile. Il problema è che poi le respiriamo noi, gli scarti del fumo dell'inceneritore. Sì, perché quella fuori lì inquina, ci sono particelle, diossine, di tutto, furani. È uno studio del Politecnico di Torino ha appurato che ci saranno nei prossimi anni aumenti di costi nel campo della sanità per le malattie provocate dall'inceneritore. Tumori, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie. Noi non vogliamo che aumenti il tumore di rischio per chiunque di noi, no? Riteniamo che in questo caso che il miglior inceneritore sia quello spento. Un minuto di raccoglimento attorno alle bare e attorno al maledetto camino. 100 milioni passa di euro, 500 milioni costato. E cosa ne pensi del fatto che hanno speso mezzo miliardo di euro e ha avuto già 7 incidenti? E che hanno voluto fare le cose un po' in fretta. Guarda, il primo incidente è successo dopo due giorni che era aperto perché l'acqua si è infiltrata, ha piovuto e l'acqua si è infiltrata nell'inceneritore perché era un cantiere aperto ancora, solo che hanno fatto partire presto per avere gli incentivi, i CIP 6, gli incentivi ambientali. Le alternative ci sono, probabilmente sono pratiche più economiche che non portano, diciamo, soldi a qualcuno. Il Comune Torino non ha neanche più controllo pubblico su questo soggetto e l'inceneritore, che è stato appunto acquistato da IREN, di fatto avrà un flusso di reddito positivo che non rientra neanche a noi cittadini, bensì a chi lo gestisce, che è appunto il privato. Riteniamo che la decisione di Torino di vendere l'80% dell'inceneritore sia stato un errore, perché c'è stato un referendum che non riguardava soltanto l'acqua, riguardava i servizi pubblici locali. Hanno fatto questo inceneritore che tratterà 421.000 tonnellate, okay? Più della metà di quanto produce Torino. Allora i rifiuti o li mandi in inceneritore oppure li risparmi come recupero di materia. Evidentemente con la scelta dell'inceneritore quello è diventata la bussola che guida ogni comportamento, perché su quella ci si guadagna. Evidentemente il Comune di Torino dovrebbe spingere per differenziare, e quindi tante zone che sono totalmente scoperte dovrebbero cominciare a fare investimenti per coprirle. Dall'altra parte però hai un mostro che in qualche modo deve reggere economicamente, perché se privato deve rientrare e quindi una certa quantità di rifiuti deve essere conferita. Quindi è un po' il gioco delle parti, no? Dov'è l'equilibrio? È vantaggio del cittadino?